E questa sera non troverete nulla in The Power of Pink che non sia veritiero. Ma in questa scena particolare vorrei presentarvele. Lei è Margherita. Filo dopo filo, insieme alle altre donne, ha contribuito a scaldare il mondo con una lunga sciarpa da record. E loro sono le protagoniste della camminata rosa. Ogni estate camminano chilometri e chilometri, stessa maglietta, colore e sudore, inseguendo il loro grande dottore. E loro, con questo palloncino, fanno volare il loro cuore verso il cielo. E come incanto dipingono l'azzurro di rosa. Eh sì, l'azzurro di rosa. Ma non tutti ancora conoscono la bellezza di questo sogno. Scusi? Allora, su questa panchina non si può restare da soli. La vita è un dono e va vissuto con gli altri e per gli altri. Lo so, è un mistero che nessuno di noi può conoscere, ma anche una verità in cui credere. Perciò credo che sia arrivato il momento di alzarti, aprire il cuore e fare come loro. Vai da loro, abbracciali e comincia a camminare con la vita. Si è tinto di rosa, il colore simbolo della prevenzione e delle donne che ogni giorno combattono contro il tumore al seno, l'Anfiteatro delle Arti di San Nicola Baronia. Lo spettacolo, andato in scena sabato sera, dall'evocativo titolo The Power of Pink, ha anticipato la camminata rosa che, come ogni anno, si svolgerà a settembre nel capoluogo. Sul palco, incorniciato da alcuni pezzi della sciarpa rosa da Guinness, sono saliti tanti artisti del mondo dello spettacolo, tra cui la vincitrice di The Voice of Italy 2019, Carmen Pierri. Sarà lei infatti la testimonial ufficiale della sesta camminata rosa, prevista per domenica 15 settembre, con partenza da Mercogliano e arrivo ad Avellino. Signori, facciamo un grande applauso perché Carmen Pierri diventa ufficialmente la testimonial della sesta camminata rosa. Con onore, grazie, grazie mille. Ha fatto invece divertire tantissimi presenti il comico napoletano del programma Rai Made in Sud, Gino Fastidio, anche lui con la maglietta rosa, per essere vicino alle tante donne che hanno lottato e continuano a lottare contro il cancro al seno. Un momento molto toccante è quello del monologo L'uomo in rosa dell'attore Gennaro Saveriano. E poi spazio ancora alla musica con la cantante Roberta Tondelli, Sognatori, Friend Music Band e la corale polifonica Santa Maria Maggiore di Grotta Minarda. All'evento hanno presenziato il sindaco di San Nicola Baronia, Giuseppe Moriello, la presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio, e il consigliere regionale Tommaso Amabile, che hanno sottolineato l'importanza dell'iniziativa e l'impegno della regione verso le donne e la prevenzione. Io sono emozionato più di quanto non possiate credere, perché è stata un'esperienza nuova per noi, nuova perché avevamo fatto camminate, avevamo fatto spettacoli di diverso tipo, cioè congressi, altre cose, ma uno spettacolo così convergeva le persone e sicuramente non era facile. E per cui poi farlo in 2 settimane, dovevamo farlo, è una scommessa, ci siamo riusciti. Abbiamo con questo evento messo insieme la prevenzione, lo spettacolo, la vita, è un bellissimo momento. Io riprendo la sciarpa rosa. La riprendo perché ormai è diventata parte documentale integrante della storia delle donne della regione Campania dal 68 ad oggi, e nel Museo Nazionale a Napoli la sciarpa rosa ha un luogo di rappresentanza di tutto rispetto. Siamo come mostra permanente nel Museo Nazionale di Napoli.